Adesso passiamo al momento clou, alla momento della rubrica. Della rubrica. E chi meglio di lui? Aniello D'Ambrosio. L'Ambrosio. Aniello D'Ambrosio, allora, è un ingegnere elettronico, amante di personaggi storici. Intanto grazie sempre per la collaborazione che mi dai, perché veramente... Allora, io devo dire, anzi dobbiamo dire che la sua rubrica veramente ha avuto un grande successo. Infatti, prima mi hanno chiesto, ma quando ci sarà la rubrica, oggi cosa farà, tutto quanto. Quindi vuol dire che questo riscontro c'è stato, c'è, e tu appunto, cioè, è un modo anche di invogliare la curiosità. Però di sapere. Però io devo dire la verità, sì. Io questa rubrica, questo personaggio l'ho inventato io. Non gli diciamo certe cose. Allora, ti diamo il microfono. Sì. Scusa Aldo, mi puoi passare l'altro microfono? Aldo è impegnato, non... grazie. Allora, Aniello, qual è il periodo storico che... Questo è un periodo particolarmente... Andiamoci più avanti, sì, sì. È la continuazione dell'altro. È la continuazione del periodo precedente. Ci siamo lasciati con il Ducato Autonomo Napoletano. Quindi noi ti... Ma adesso il pubblico... Che cosa succede? Arrivano i Normanni. Quindi adesso arrivano i Normanni. Signore e signori, allora, Aniello D'Ambrosio. Mi sentite? Stanno arrivando, sono i Normanni. Puoi togliere, Aldo, puoi togliere. Chi erano i Normanni? Se l'anno 1000 si presagiva la fine del mondo, questi Normanni evidentemente non hanno, hanno sconvolto l'Europa. I Normanni erano una popolazione sostanzialmente vichinga che abitavano presumibilmente in Scandinavia. Tra il 900 e il 1200 hanno sconvolto l'Europa. Abili navigatori si inserirono in Gran Bretagna, Spagna e soprattutto in una regione particolare della Francia che si chiama Normandia, che ancora oggi esiste. Le popolazioni, ma come, che c'entra Napoli e che c'entrano i Normanni? Come si trovano in Italia meridionale? Questi Normanni sono stati individuati presso a poco intorno all'anno 1009. Erano 40 cavalieri provenienti dalla Terra Santa per un pellegrinaggio. Probabilmente sono stati visti questi 40 cavalieri. Al ritorno erano obbligati a passare per la Puglia. Poi si recavano al santuario di Monte Sant'Angelo, dove c'è l'arcangelo San Michele, che era un arcangelo guerriero con la spada, e loro che erano guerrieri con la spada normanna erano fieri e abili condottieri. Chi, quale santo meglio poteva rappresentare la loro divinità, che poi in effetti questi, diciamo, erano normanni, ma erano più francesi che normanni, perché oramai avevano ereditato gran parte della popolazione locale francese, le usi, le abitudini, però era rimasta la loro indole guerriera. Non si prostavano davanti a nessuno, solo davanti alla figura del Cristo Redentore. Quindi questi 40 cavalieri probabilmente sono stati visti combattere a Salerno, perché Salerno era oggetto di un attacco da parte dei musulmani saraceni. Questi con una ferocia inaudita sconfissero completamente questi musulmani a Salerno. Di conseguenza il principe Guaimario di Salerno probabilmente disse: ma facciamo un accordo, perché non rimanete qua? Magari un'altra cinquantina di voi... voi ci potete proteggere dai musulmani e poi state in Italia, vi prendete tutte le terre che volete, non ci stanno problemi, ce ne sta in abbondanza, dove vi volete sistemare vi sistemate. Detto fatto, la promessa fu mantenuta, se ne tornarono in Normandia e tornarono intorno all'anno intorno all'anno 1016. Napoli stava in guerra contro i principi longobardi di Capua, chiesero aiuto a un getto Rainulfo Trincù Normanno. Questi riuscirono praticamente a cacciare i principi longobardi e a vincere la guerra. Per ricompensa, il duca di Napoli, Sergio IV, gli diede un piccolo pezzo di terreno di Aressa, la sorella come moglie e il palazzo castello che stava a questa campagna di Aressa. Quindi ha trovato moglie, terreno, casa, tutta hanno trovato questi Normanni.
E questo momento in poi così nasce Avessa, perché dopo ovviamente il re Ulfo Drengù attirerà tutti i normanni numerosissimi che accorrono dalla Normandia e quindi fanno la loro piccola capitale, diventerà pure conte di Avessa e sarà riconosciuta questa contea anche dall'imperatore di Germania Corrado IV. Detto questo, poi ci sarà una seconda ondata di immigrazione, questa volta arriverà Tancredi d'Altavilla dalla Normandia, a seguito di 12 figli maschi, una quindicina di figlie femmine avute dalle due mogli, Frisenda e Muriella. Sì, erano molto prolifici i normanni, sì, alti, biondi, belli, per le donne, gioiosi. Poi vedete praticamente che cosa succederà quando arriveranno a Napoli. A questo punto succede una specie di fotocopia di quello che è successo ad Avessa. Questi si inseriscono questa volta a Melfi, più a giù dell'Italia, con un palazzo castello, e da qui iniziano una serie di conquiste, perché bisogna capire com'era l'Italia meridionale. La Sicilia era completamente araba, non ci stavano più chiese cristiane, perlomeno erano più moschee che chiese cristiane. La Calabria e la Puglia erano più greci bizantini che obbedivano all'imperatore romano, e quindi erano le loro terre, erano lì. Napoli era autonoma e c'era lo Stato Pontificio. Nello Stato Pontificio c'era una sempre in quell'epoca una successione di papi veramente straordinari. I normanni, questi principi nel sud Italia, stavano in guerra tra di loro. Le guerre non erano guerre di religione o odio da popolo, i popoli stavano in pace, erano le guerre dei capi per governare. I normanni avevano centrato bene, gli scrissi stanno in guerra tra di loro, erano riusciti a districarsi tra di loro, perché pure la famiglia d'Altavilla si sposò con uno dei figli a una potente principessa di Salerno, sicché Gaeta, quindi si imparentano pure con noi, ormai si stanno stabilizzando con noi meridionali, sicché Gaeta, così, sono nomi dell'epoca. Quindi si imbarendano e si offrono come soldati mercenari, mo per un principe longobardo, mo per un altro, mo per combattere i bizantini e adesso per cacciare i saraceni. E guerra dopo guerra, a un certo punto un fuorilazzo normanno, un certo Roberto Guiscardo, si distinse nella battaglia di Civitate contro l'esercito del Papa. Un esercito fatto da tedeschi e italiani, stravolse e rase completamente, distrusse completamente l'esercito. Poi, come per miracolo, questi soldati normanni, davanti al Papa, si inchinano e chiedono il perdono, perché il Papa rappresentava il vicario di Cristo. A questo punto il Papa capisce che i normanni sono i più forti e gli dà il consenso e comincia a riconoscere i territori che stanno conquistando in Italia. Ma soprattutto il Papa chiede che fossero stati cacciati tutti i musulmani dal Meridione e addirittura dalla Sicilia. Roberto Guiscardo riuscì con una tempestività eccezionale, perché riuscì a conquistare tutta la Sicilia insieme ai suoi fratelli. Era astuto come la volpe questo Roberto, un fuorilazzo normanno. Basta pensare che stava proprio a conquistare alcune parti della Grecia. Forse, se non fosse molto pettivo in battaglia a Cefalonia, avrebbe conquistato tutto l'impero romano d'Oriente e sarebbe passato alla storia come il più grande generale dopo Giulio Cesare e prima dell'avvento di Napoleone Bonaparte. A questo punto poi morì, successero vari fratelli, si arriva direttamente a Ruggero II. Ruggero II diventa a questo punto il re di Sicilia, i saraceni vengono cacciati dalla Sicilia, la Sicilia viene riunificata di nuovo all'Italia meridionale. Mancava l'ultimo tassello, Napoli. Napoli è una città difficile da espugnare a causa delle sue mura. E lo sapevano già bene i romani, lo sapeva Annibale e lo sapevano anche i bizantini. Non riuscirono a espugnare Napoli, però la circondarono portando i napoletani a fame, non riuscendo ad attaccare per mare, non riuscendo ad attaccare. E quindi di conseguenza l'ultimo duca di Napoli fu Sergio VII. Per fame, lui morì, poi rimase l'arcivescovo Marino. Fu costretto poi a questo punto di sospendere la guerra e fare la pace con i normanni, ormai avevano capito che erano i più forti. Quindi hanno conquistato pure Napoli. A questo punto questo re Ruggero II diventerà il primo re di Napoli e dovrà pure venire a Napoli. E dove si presenta? È raccontato molto bene questa cosa a Porta Capuana. Sì. L'ingresso trionfale avverrà a Porta Capuana, in questo modo. Il re, tutto il popolo all'ingresso di Porta Capuana a guardare i nobili cavalieri che gli portano le sue staffe d'argento, altri quattro davanti, e all'ingresso di Porta Capuana ci sono i sacerdoti
sacerdoti che con dei canti l'accompagnano alla diocesi di Napoli. Il re scende da cavallo e soggiorna la prima notte alla diocesi di Napoli. Non vi dico poi tutte le donne che stavano affacciate, i piani dell'abitazione a Napoli nel massimo secondo piano, donne, vedove, vergini. Guardare questi biondi, alti, robusti, non avevo mai visto cosa simile, insomma, fu veramente una gioia per le donne. Il giorno dopo il re che fa? Re Ruggero, quindi questo primo re di Napoli, e scende, se ne va dalla diocesi e vuole fare il giro della città per conoscere interamente tutta la città. Ma la prima cosa che ci tiene a sapere è che deve fare il giro delle mura della città. Era curioso di queste mura e ne fa pure ordinare la misura. Erano 2263 passi. Poi a questo punto si reca, presso a poco dovrebbe essere verso Piazza Municipio, a modo per ecco, la nave se ne va a Castello del Salvatore, sarebbe l'attuale Castello dell'Uovo. E là ovviamente che fa? Là incomincia a imbattire le leggi, lui è il primo re di Napoli, il re di Sicilia poi soprattutto, e che re? E quindi imbattisce le leggi, impone il sistema feudale, Napoli perde la sua libertà e la sua autonomia che aveva conquistato da 200-300 anni di guerre contro i Longobardi. Di conseguenza poi nomina anche il compolazzo, che significa che è la figura del re che deve governare nella città di Napoli. Quindi Napoli a questo punto... Quindi intorno a 1140 verrà completata l'unificazione del Regno del Meridione. Nasce ufficialmente in questa data, presso a poco, il Regno del Sud, il Mezzogiorno d'Italia, con capitale Palermo. A Palermo quindi si parlano 3-4 lingue, l'arabo, il latino, il greco... e il dialetto siciliano, e il re Ruggero riusciva a parlare tutte queste lingue. Più tardi, quindi, a questo punto la storia del Meridione d'Italia cambia completamente. Il Meridione è quel regno che produrrà fino al 1861 per più di 600-700 anni, il regno più grande d'Italia, più famoso, che sarà conteso, perché poi a questo punto il regno si affaccia all'Europa, alle case regnanti d'Europa, e sarà ambito da chi? Dagli Svevi, dagli Angioini, dagli Aragonesi. È un regno importante e sarà anche un regno, un prototipo di regno moderno, perché conviveranno tre culture, quella araba, quella greca e quella latina. Insomma, questo re Ruggero Normanno, insieme ai suoi figli, che erano venuti per trovare un paese, per una scommessa praticamente, si trovano a costruire un regno, costruito con una spada normanna, vestito con l'eleganza di un abito bizantino e con la convivenza di tre culture diverse, e sarà un'unità politica realizzata che durerà, che ancora oggi il nostro regno, ufficialmente il nostro regno. Successivamente poi, alla morte di re Ruggero II, nasceranno due figli, Guglielmo I, detto il Malo, che sarà un po' comunque la fondaio, però una cosa costruirà a Napoli, nei pressi di Porta Capuano, costruirà il Castel Capuano, che tutti quanti conosciamo, che è attuale sede del Tribunale di Napoli. Quella serviva per la residenza dei Normanni. Più tardi si succederà Guglielmo il Buono, sarà un regno di pace, la Sicilia e il Meridione vivranno 64 anni di pace. L'ultimo re però non aveva figli, ed è rimasta solo la figlia femmina di re Ruggero II, la Costanza d'Altavilla, che sposò l'imperatore Enrico IV di Germania. Da qui poi nacque, per diritto ereditario, non potendo succedere la corona ai Normanni, il re e il figlio di Costanzo d'Altavilla, Enrico IV di Germania, quindi era un tedesco, e quindi il diritto ereditario apparteneva alla casa Sveva. Re, questa donna dove partorì Costanzo d'Altavilla? Poiché, insomma, per l'età che aveva, più di 30 anni, si vociferava se era vero o non era incinta. Insomma, questo dovette partorire in pubblica piazza, a Iesi, nelle Marche, davanti a tutti, per dimostrare che nasceva questo bambino. E nacque lo stupore del mondo, Federico Ruggero II, il Federico II di Barbarossa, che sarà, quando nasce, già Duca di Svevia, re di Germania, re di Sicilia. Lui dovrà governare e poi diventerà futuro imperatore del Sacro Romano Impero, per diritto elettivo di tutti i principi tedeschi. Quindi la figura più grande che potesse, insomma, dovete immaginare che questo povero a 14 anni già viene dichiarato maggiorenne, doveva governare la Germania e l'Italia meridionale, principi tedeschi, baroni italiani, lasci immaginare che aveva una doppia testa questa, conosceva 6 lingue, era un giovanotto molto alto, molto bello. Chi vuole vedere, direi basta andare al Palazzo Reale, di fronte, il primo a sinistra è il re Ruggero II, il secondo nell'ordine è Federico II. Che cosa ci regalerà Federico II a Napoli?
la prima università statale laica Federico II in tutta, prima in tutta Europa. E ancora oggi sì, è la più importante. Ce n'era una sola a Bologna, ma era privata, e la seconda stava a Parigi. La prima laica statale fatta da un sovrano, un re, è stata fatta a Napoli. Ma perché scesse Napoli poi, tutto sommato? Se Palermo era la capitale, scesse Napoli perché Napoli era una città un po' ribelle, e allora per un po', per appacificare un poco eventuali future ribellioni, decise di piazzare l'università e doveva creare la futura classe dirigente di tutto il regno della Sicilia. Ecco, più o meno. Complimenti a Danilo D'Ambrosio. Anè, ma dimmi la verità, ma mica insegni in qualche scuola? No. Mi metti in difficoltà. Vabbè, ma la maschera è una verità. Ma racconta, come la racconta? Grazie.